Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beredir e questo è Chasm. Allora, le cose si stanno facendo parecchio interessanti. Ho la strana sensazione che ci manchi qualcosa come un tipo di ambiente da esplorare. Staremo a vedere. Adesso andiamo avanti. Abbiamo suonato le campane. E ammetto che sono un imbecille perché non ricordo più cosa ci fosse qui sopra. E lancio incantesimi, perché sì, sempre per il motivo dell'imbecillità di qui sopra. Ah già. Basta. Erano facili da schivare l'altra volta, perché stavolta no? Accuccia. Aha. Bravo. Ecco un altro lanciere. Aia. Oh, molto bene. Allora. Lungo corridoio. Aia. Mi sa che avevo intenzione di tornare indietro l'altra volta, vero? Di tornare alla città. Ma no, ma che ci importa? Tanto ce la facciamo lo stesso, vero? È vero, sti balordi prendono anche in alto. Lancieri non morti. Ma non mi dire. Pensavo che fossero dei venditori di bruscolini. Ah, già. Sì. Questi sono troppo facili da affrontare, però. In questi non c'è veramente sfida. Salve, come andiamo? 2, 3, 4. Via. 1, 2 e 3. Vieni qua, lanciere non morto. Aia. Siete veramente infami, eh. Salve. Ok. In realtà basterebbe anche questo, eh. Ma mi piace complicarmi la vita, lo sappiamo. Ah già! No, stavolta non è stato giusto, dai! Infame. Io non ho nulla per curarmi, naturalmente. In realtà possiamo usare questo. Vediamo, se ci troviamo veramente in pericolo la usiamo, eh? Qui sotto c'è una botte. No, c'è uno smeraldo. Fantastico. Arciere. Bistecca! Notte bistecca, ho la colina in bocca. Ok, ci dà un po' di sopravvivenza extra. Dai. No, saliamo? Non so quanto convenga salire. Ah, soldi! Datemi i soldi! Ok. Aia. Ma sei proprio un imbecille, eh? Seriamente? Vabbè, qua stiamo a crepare, evitiamo.
Addio. Ce la siamo vista brutta. Ce la siamo vista veramente brutta. Ma non è un problema, ce la possiamo fare comunque. Dai che gliela possiamo fare. Dai. Compra. Pozione superiore, no, pozione. Uno. Tre pozioni ci piacciono. Le pozioni di mana non ci servono, quindi va bene così. Compra. Tu cosa ci dai? Perfetto. Addio. Ok. Abbiamo un gettone. Sì che ce l'abbiamo. Gioca. Oh no. Ho dimenticato che fosse questo. No, sono proprio scarso. Non ce la farò mai. No. No, era sotto. No, era questo. No. Ah. No, di pochissimo. No, dannazione. Io ci riproverei al volo. Ok. Ma sei veramente un imbecille, eh? Dai. No. Cavolo. Un ultimo tentativo, giuro. Wow. No. Era questo. No. Peste. No. Perché sempre per poche carte? Cavolo! Ci devo riuscire, diamine, ci devo riuscire. No! Ho sbagliato a cliccare, dannazione. Dai. Oh, attenzione, sì, ho vinto un gettone. Tutto qua. All'inferno. Io a quest'ora potevo stare a sconfiggere i nemici, e invece sono qua con te. Mannaggia tutto, mannaggia. Ah, stai silenzio. Sì, voglio salvare. Ho vinto un gettone. Oh. Fantastico. Grazie, gioco. Allora, torniamo lì sopra. Quindi suppongo qua. Giusto? Sa. Giusto. In realtà ci sarebbe l'arena. In realtà ci sarebbe l'arena. Mm.
E l'arena era qui sopra, se non sbaglio. O era sotto? Andiamo a vedere l'arena. Sono curioso di vedere l'arena. Che non era qui. Invece mi sa di sì. Due, tre, quattro, cinque, sei! Questa, signori miei, in certe zone d'Italia si chiama smaltita. E va a simboleggiare un... come dire, un attacco... diuretico. Te. Dovrebbe essere qui. Me pare. Ah! Li odio. Sono molto cortesi. Ti avvertono veramente tanto in anticipo che stanno per attaccare lì ad oro. Eccola! L'arena. Allora, vediamo un po'. Noi abbiamo preso 3 pozioni e va bene. Un po' di pane. E stiamo a posto. Secondo incontro. Proviamo, eh? Facciamo un tentativo. Ok, grazie. Lei è molto gentile. Veramente molto. Danni che fanno! Fanno molto più danni della loro controparte. Ok, l'obiettivo è sopravvivere, anche se ci mettiamo 20 anni. Vieni. Cacchio! Gargoyle brutto. Perché diavolo, di già un'altra pozione! Via qua, dai. Avevo dimenticato questo attacco. Mamma mia, che schivata al millesimo di secondo! Ok, io mi prenderei al volo un po' di pane. Cavolo. Piasse un colpo, fate un male immenso. Maledetta. Ok. È finita. Armatura da gladiatore. Andiamo a vedere. Oh, bellissimo. Sì, ci piace. Ci piace tanto. Che stile, che eleganza. Ti viene davvero naturale. Ancora un incontro e potrai affrontare il gran campione. Quanto sono tentato, voi non sapete. Abbiamo altre pozioni? No, non abbiamo nessun tipo di cura. E io direi di evitare per il momento.
Cominciamo a fare qualche danno extra, eh. No! Ha tirato per terra! Bistecca! Oh oh! La fortuna comincia a girare, eh! Non è vero, non è assolutamente vero. Che c'era di qua? Odio questa cosa. Quindi o c'è qualcosa che ci fa rallentare il tempo. No. Il mio obiettivo era parare la testa dell'ascia con la mia testa. Siete voi che non capite l'arte. Ok, si scende. Non è stata una buona discesa. Sbagliato. Aspetta, mi stai dicendo che mancano 11 punti esperienza al prossimo livello? Ma che meraviglia. In realtà avrei potuto utilizzare questa cosa. E che i ragni non mi danno neanche 11 punti esperienza, me ne danno 3. Piasse in corpo. Però ci sta, cioè sono ragni. Ok. Quanto è bello sentirsi invulnerabili, perché tanto lo sai che dall'altra parte stai per livellare. È bellissimo. Comunque, sì, è meglio farsi colpire dal danno del corpo del cavaliere che non dall'ascia, quindi rimanere là è un'ottima tattica. Lo vedi perché sei stupido ogni volta? Aia. Ah, adesso faccio più male, eh? Sta bene dove sta. No, non dritto, direi. Ok. Ci siamo. Sì, sempre dritto, quindi? Sì. Scusate, purtroppo la vista ancora non è tornata al massimo, quindi di tanto in tanto mi perdo qualche dettaglio. Comunque. Ole. Sì. In realtà questa è più facile come schivata. Perché mi ostinavo a saltare? Aia. Aha. Vieni. Vieni bella. Come here. Certo, poi se ti dimentichi di premere per schivare, quello è un altro paio di maniche. Ah, poverino, gli hanno fatto la bua. Mazza, fa male. Beh, manco troppo. Sì, è stato un errore. Volevo lanciargli un paio di pugnali. Come anche questo è stato un errore. Ehi, che abbiamo deciso? Scusate, c'è qualcosa che non va col controller, mi sa.
Ok. Vieni, vieni. Ole. Sì. E basta. Ok. Aia. Ma le pare? A quanto pare gli pare. A quanto pare gli pare. Sul serio hai detto una cosa del genere? Peste. Sì. Mo, ci stai te? Bravo. Certo, no. Vieni. Riesci a farti colpire una quantità tale di volte che... Wow. Ambe. Ok, siamo nella stessa identica situazione di prima. Sì. Io però a questo punto vorrei anche vedere cosa c'è qui, a parte un arciere. C'era andato qui sotto? No. Streghetta. Salve. Vieni, vieni. E basta. Io devo campare con poca vita, perché tanto sono abbastanza stupido da... Grazie per il tuo aiuto. Sono Grant, il nipote di JQ, oltre che l'ingegnere della città. Il mio lavoro principale consiste nell'aiutare a rendere le miniere più sicure ed efficienti. Mi piace anche realizzare nuove ed elettrizzanti invenzioni nel tempo libero. A tal proposito, dovrei tornare in città e rimettermi al lavoro. L'ingegnere, Oops. Haha! Fregato! Ma allora siete veramente dei bastardi! Come si può essere così tanto bastardi in una vita sola? No, vabbè, famo così, va. Non c'ho intenzione di tornare tutto quanto indietro. Non ne la farei mai. Quindi, torniamo a Karthas. Signori, io direi che non è andata così male. Siamo diventati dei gladiatori ancora migliori. Stiamo per morire, come potete vedere. Ma abbiamo trovato ancora una persona. La prossima volta vedremo che cosa ci potrà dare il nipote di JQ. L'ingegnere. Questi ingegneri. In realtà è strano. Non era abbastanza pelato da essere un ingegnere. Ma, vabbè. E per gli ingegneri. Gli ingegneri stessi ci ridono su questa cosa. Almeno gli ingegneri pelati che ho conosciuto. Comunque, se il video vi è piaciuto, io vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale. E per il resto... See ya, weirdos.